Cellulite, come sconfiggerla? In collegamento con noi abbiamo il dottor Francesco Malatesta, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico. Allora, c'è un modo per sconfiggere questa benedetta cellulite? Come si fa a non parlare di cellulite quando comincia l'estate? Chiaramente è una delle cose più richieste nei nostri studi per ovvi motivi, perché siamo per andare sulla spiaggia. Quindi cosa si può fare? Anche perché cosa si può fare bisogna vedere per quale cellulite. Perché una cosa curiosa della parola cellulite è che se chiedi a tante persone cos'è, o comunque la persona che si rivolge dice ho la cellulite, poi va a finire che ha... La vedi ha una cosa diversa rispetto all'altra, perché ci sono tante possibilità, è una cosa multifattoriale, quindi bisogna innanzitutto capire qual è il vero problema, perché qualcuno ha la famosa cellulite, quella che viene definita dai buchini, no? Uno si vede dei buchini Amaterasu. e i buchini sono una cosa che non piace, perché la pelle non è più liscia. Invece tante altre hanno solo un gonfiore del tessuto, quello che si chiama edema, quindi sono dei liquidi che si accumulano. Invece qualcun altro c'è proprio un po' di ciccetta, abbiamo la cosiddetta adiposità localizzata, che possono essere culotte, fianchi o anche il rilassamento del tessuto, e che è la parte probabilmente più difficoltosa da gestire. Certo. Allora, che cosa si può fare soprattutto in questo periodo che diciamo che siamo vicini ormai al momento in Infatti. cui ci deve esporre? È una cosa tipica il fatto di voler fare cose all'ultimo minuto. Chiaramente sarebbe meglio cominciare prima, ma si può fare ancora tante cose. Chiaramente bisogna partire sempre dalla base, perché è importante la base, che è quella dell'alimentazione e dell'attività fisica. Vedete, dovete fare come me, che la mattina mi mangio una pesca invece che un cappuccino, almeno Me la per essere rimetta quella fuori. pesca, me la rimetta, dottore, quella pesca, Guarda, meravigliosa. vedi. Mi sono Perfetto. portato la frutta la mattina perché chiaramente anche a me piacerebbe un po' ingozzarmi di carboidrati del bar, però ci sto un pochino più attento. Anche Certo. se l'uomo non può avere la cellulite perché è un fattore ormonale, quindi se per caso un uomo avesse la cellulite bisognerebbe preoccuparsi, perché vuol dire che c'è proprio una malattia di base che porta a uno sconvolgimento degli ormoni. E poi sempre ricordarci che è importante bere acqua, non soltanto non vino, chiaramente, quindi Idratarsi è fondamentale. esatto, quindi l'alimentazione e poi il movimento, quindi sempre fare movimenti importanti, soprattutto di tipo aerobico, appunto per stare in forma. Ma Certo. vediamo in ambulatorio che cosa si può fare, perché ci sono tante cose che purtroppo alimentazione e movimento non bastano. Quindi un aiuto importante, sono i trattamenti che facciamo ormai da molto e che risultano molto efficaci. Quella più famosa è la carbossiterapia. La carbossiterapia si fa una o due volte a settimana, una terapia che dura in realtà pochi minuti. E la si fa con dei piccoli aghini che iniettano anidride carbonica medicale. Questo porta ad un miglioramento del tessuto, visivamente appunto rilevabile, sia per quanto riguarda il famoso effetto a buchini, il compattamento della pelle, e aiuta anche l'edema, cioè il gonfiore. Appunto, è un trattamento che viene dalla flebologia, quindi chiaramente aiuta proprio l'accumulo di liquidi, e aiuta anche un po' il riassorbimento in maniera delicata, il riassorbimento dei grassi localizzato. Chiaramente non ci si può aspettare un miracolo, però Certo. bisogna anche partire dalle basi. In associazione alla carbossiterapia facciamo anche la mesoterapia, che invece è fatta con un liquido, con piccole punturine di un liquido, che anche quelle aiutano il drenaggio e la lipolisi, e anche la microvibrazione assistita, che è un macchinario invece che di tipo meccanico, che tra l'altro è anche una cosa piacevole, quindi Certo. alle Da persone movimento. piace. E noi abbiamo l'abitudine di fare queste cose anche nella stessa seduta, con un giusto protocollo, sia perché per far risparmiare tempo alla persona, ma che proprio un protocollo unificato porta a un risultato sicuramente più importante. Però ecco, vediamo anche delle foto, no? Del prima e il dopo. Cioè, questo è il prima e Esatto. il dopo dei trattamenti che lei ha Ora, menzionato, bisogna oppure stare, c'è un poi, qualcosa ecco, in poi, più? ora io non vedo i trattamenti nel video che sono Vediamo il prima e passati, il però. dopo, ecco, diciamo. Allora, Cioè. ci sono alcuni prima dopo che si vedono proprio, diciamo, il cambiamento. Se vede un cambiamento di edema, di gonfiore, va bene. Se è un cambiamento dei cosiddetti buchini, ci sono ancora delle cose in più che si possono fare. Esiste infatti un trattamento non si può dire microchirurgia, che vuol dire un'altra cosa, ma diciamo piccolissima chirurgia Sì. ambulatoriale, che è fatta con un micro bisturino che è fine quanto un ago quasi,
che va praticamente a staccare quelle fibre che tengono la pelle verso il basso, cioè verso l'interno, e provocano proprio il buchino. Immaginiamoci i vecchi materassi con il Sì. bottone, dicevano, ecco, questo bisturino va a tagliare questo bottone interno, questo filetto, in modo che la pelle si risolleva e il buchino non si vede più. Questa è una cosa che va fatta con un goccio di anestesia locale in Certo. ambulatorio, e può dare qualche piccolo lividino nei giorni successivi, però è una cosa che veramente funziona. Forse l'unica cosa che funziona per quei buchini molto profondi, perché ci sono alcuni buchini che sono buconi, no? Si sa che Certo, sono sì. molto visibili. Senta, Altra cosa, poi bisogna fare un passaggio ulteriore, però, perché se quando si dice cellulite, ma c'è in realtà un'abbondanza di adipe localizzata, e in particolar modo le donne se lo vedono nelle culotte, ma sono anche nell'intero ginocchio, nella pancia e certo. nei fianchi. A quel punto bisogna fare qualcosa di un po' più importante, bisogna andare a togliere il grasso. Il grasso si può togliere sì con dei trattamenti ambulatoriali, per esempio con l'infiltrazione dei materiali come la fosfatidilcolina, che serve proprio a sciogliere il grasso localmente. E ci vogliono alcune sedute, bisogna avere un po' di pazienza perché nei giorni successivi ci può essere un pochino di gonfiore, ma è ben tollerato. Senta, dottore, abbiamo un minuto, quindi Sì. diciamo che i trattamenti che si possono fare ora è tutto quello che lei ha detto fino a questo momento? Praticamente sì, perché se poi vogliamo fare qualcosa di più importante bisognava pensarci prima, quindi bisognava utilizzare la sala operatoria e fare una liposcultura. E allora chiaramente ci permette di avere quel cambiamento importante del profilo corporeo, ma lì non si tratta più di di cellulite, ma veramente di adiposità localizzate importanti, che però se ci pensiamo per l'anno prossimo possiamo magari organizzarci e avere un profilo del corpo perfetto. L'importante, come ha detto lei, è fare un'anamnesi importante, nel senso di capire quale tipologia di problematica ci può essere. Sì, si vede la cellulite, ma insomma capire quale tipologia, no? È questo che vuole essere anche il messaggio. Assolutamente. Bene, dottore, io la ringrazio di essersi collegato con noi. Ve lo ricordo, abbiamo parlato di cellulite, come sconfiggerla, con il dottor Francesco Malatesta, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico. Buona giornata. Grazie a voi.